leader Movimento 5 Stelle in piazza Barletta per presentare la lista delle prossime amministrative. A Bari la carovana antimafia di Libera, suon di tamburi per le strade della città vecchia. Fumetti giapponesi e non solo, scienza e fantascienza si incontrano a Bari. Il britannico Mark Cavendish vince in volata la sesta tappa del Giro d'Italia. Buon pomeriggio da Mediaterraneo News. Buon pomeriggio. In apertura la politica. Oltre 3.000 persone tra simpatizzanti e curiosi hanno accolto martedì sera a Barletta Beppe Grillo per l'unico comizio in terra pugliese del suo Tutti a casa tour. Il servizio di Leonardo Ingravallo. Si chiama Patrizia Corvasce, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Barletta. A presentarle insieme a tutta la lista è giunto Beppe Grillo in piazza Aldo Moro, tappa del Tutti a casa tour. Toni alti, soprattutto contro il Partito Democratico. Allora, la cosa che volevano da noi non era un accordo per governare insieme, erano i nostri voti, volevano 10 senatori per governare loro senza di noi. E quello... Siamo i secondi produttori e i primi importatori di olio, c'è qualcosa che non va, sostiene Grillo. Tagliamo il nostro olio con quello spagnolo invece di difendere il Made in Italy. Dall'agricoltura al tessile, una volta settori trainanti a Barletta, le piccole e medie imprese sono il cavallo di battaglia del movimento. E poi aggiunge, siete abituati al cemento e avete una cementeria che brucia rifiuti pericolosi. Noi proponiamo rifiuti zero, non è impossibile, si può fare. Infine non risparmia neanche i giornalisti accusandoli di cattiva informazione. Hanno fatto dossier su di me, su mia moglie, sui miei figli. Hanno messo il numero, l'indirizzo, ve lo ripeto. E adesso io non ci sto più, a parlare del culo non ci sto più. Io adesso facciamo i dossier sui giornalisti come i giornalisti fanno i dossier su noi. Perché li abbiamo anche noi, le telecamere e le web. Ottimista il leader che conclude, nessuno immaginava che vincessimo a Parma e rimarranno sorpresi quando ci prenderemo anche Barletta. Dopo il triplice omicidio di domenica scorsa al quartiere San Paolo, lo Stato mette in campo 150 uomini tra poliziotti e carabinieri per rispondere all'emergenza criminalità in Puglia, lo ha affermato il ministro dell'Interno Alfano al termine del vertice sulla sicurezza che ha presieduto in prefettura a Bari. Ancora guai giudiziari per Fabio De Emilio Riva. I patron dell'Ilva sono accusati di truffa aggravata e danni dello Stato. 1.200.000.000 è la cifra che sarebbe stata dirottata dalle casse dell'azienda verso un paradiso fiscale inglese tra il 1996 ed il 2006. I soldi sarebbero poi rientrati in Italia nel 2009 soltanto grazie allo scudo fiscale. Intanto Gianni Florido, presidente della provincia di Taranto, ha ottenuto gli arresti domiciliari. È accusato di concussione per aver favorito la gestione della discarica Mater Grazie da parte dell'Ilva. A Bari la carovana antimafia, la marcia promossa dalle associazioni Arci, Libera e Avviso Pubblico, il servizio di Giovanni Sgobba. Colpi di tamburi per rompere l'omertà e il silenzio dell'indifferenza. Il ritmo rimbomba tra le vie della città vecchia invitando ad affacciarsi alla finestra o a prendere parte alla manifestazione. La carovana antimafia, sbarcata a Bari, ripercorre quelle strade spesso rese fredde da chi cammina con lo sguardo basso. Se sai contare, inizia a camminare è infatti lo slogan dell'iniziativa promossa da Arci, Libera e Avviso Pubblico. La marcia, scandita dai tamburi dei timpanisti Nicolaus, ragazzi del quartiere con la passione per la musica, si è addentrata nei luoghi colpiti dalla criminalità, ma nei quali sono sorti presidi di legalità, come ha sottolineato Livia Canture, direttrice dell'Arci di Bari. Qui a San Pietro facciamo delle attività con i ragazzi, quindi orientamento al lavoro, tirocini formativi, cittadinanza attiva. Nell'altro bene che è dedicato più alle donne, infatti è Sguardi di Donna, con le signore facciamo delle attività laboratoriali. Lungo le vie i palloncini testimoniano il passaggio della rinascita e della libertà per i ragazzi del quartiere. Una libertà però sempre sotto minaccia, come ha detto Don Franco Lanzolla, parroco della cattedrale. Le nuove schiavitù non sono visibili sulla pelle, ma sono nella psicologia e nel cervello. In questo modo, ha aggiunto Lanzolla, corriamo il rischio di avere giovani addormentati dalle droghe e catturati dalle mafie. Avremo non uomini liberi, ma sudditi dei potenti e dei prepotenti. Cambiano i tempi, ma non i valori fondamentali su ciò che è bene e ciò che è male. A rivelarlo è un'indagine condotta dalle università di Milano, Brescia e Bari. Ce ne parla Michele Cotugno De Palma. Capire la percezione che i ragazzi tra i 14 e i 18 anni hanno di ciò che è legale e ciò che non lo è.
Questa la linea guida della ricerca quantitativa condotta dalla Cattolica di Milano e dall'Ateneo Barese. La ricerca è stata condotta su oltre 640 alunni bresciani e baresi, in maggior parte studenti liceali. In una società che sta continuamente cambiando e che si presenta debole nelle norme, emerge che la maggior parte degli intervistati ritiene valori fondamentali la famiglia, il rispetto, la libertà. Appartengono invece alla fascia della illegalità rubare in un negozio, aggredire un'altra persona, introdursi in una proprietà privata. Fanno parte della sfera della legalità fare sciopero e denunciare chi si è visto scippare. Un commento positivo alla ricerca lo dà Maddalena Colombo, docente di sociologia alla Cattolica di Milano. Quindi la ricerca ancora, ripeto, due città, ma ne dobbiamo guardare cinque, quindi siamo a metà. Per il momento tra una città del nord e una città del sud troviamo più somiglianze che non differenze. Anche per chiedere più trasparenza e legalità, i giovani agricoltori di Coldiretti si sono riuniti a Bari. Vediamo il servizio di Rocco Cillo. L'agricoltura si rigenera. I giovani ritornano alla terra con entusiasmo e passione. Un'impresa agricola su tre in Puglia è condotta da under 40. Preparati e pragmatici, spesso laureati, i giovani agricoltori hanno le idee chiare. Burocrazia più snella, accesso al credito, trasparenza e legalità sono le richieste dei giovani imprenditori di Coldiretti riuniti a Bari. Oltre 1000 provenienti da tutte le regioni del sud hanno raccontato le loro esperienze e avanzato proposte per rimettere l'agroalimentare al centro dell'economia italiana. Nella mia azienda coltiviamo ortaggi e frutta, abbiamo aperto da poco un laboratorio che abbiamo trasferito a mio figlio e quindi non facciamo altro che trasformare i propri prodotti che coltiviamo, sempre nell'igiene, nella qualità del prodotto. Chiaramente questo è un modo di incentivare i giovani a lavorare nel campo agricolo, perché oggi forse è l'unica risorsa che è rimasta per i giovani. Più di 2000 le giovani imprese pugliesi nate grazie al pacchetto giovani del piano di sviluppo rurale. Multifunzionale, tecnologica, innovativa, aperta all'estero, rispettosa dell'ambiente, e l'azienda agricola tipo guidata dai giovani. Oramai diventa difficile gestire un'azienda con un monoprodotto, per cui importante per noi è diversificare attraverso la produzione e la vendita dei prodotti, attraverso la commercializzazione e da ultimo anche attraverso l'ospitalità turistica in masseria. Scienza, fantascienza, ma anche cultura nipponica allo Sheraton Nikolaus di Bari per la quinta edizione del Levantecon. I dettagli da Mariana Canè. In basso ci stanno alcune meteoriti provenienti dal Kenya. Una vasta esposizione di meteoriti, l'affascinante viaggio nelle meraviglie dello spazio attraverso il planetario virtuale, il mondo fantascientifico di Star Trek, l'atmosfera gioiosa dei cartoni animati giapponesi. Tutto questo è Levantecon, la consueta manifestazione annuale in cui scienza e fantascienza si incontrano e a unirle c'è la lingua, l'arte, la musica del paese del sollevante. Qui è possibile incontrare i cosplayer, amanti dei cartoni animati giapponesi chiamati anime e dei manga, i fumetti. Cosplayer giapponese, cos pure, quindi vestire giocando, per me è una passione, l'amore per gli anime e i manga e quindi impersonare i nostri personaggi preferiti. Presenti anche alcune fumetterie di Bari e provincia. Il tutto si è svolto in un'atmosfera festosa che ha celebrato l'incontro tra il reale e il fantastico. Il Levantecon si è concluso con un concerto di musica giapponese, eseguita da un gruppo di cosplayers che cercano di importare i ritmi nipponici in Puglia. Folla numerosa ed entusiasmo alle stelle per la tappa pugliese del Giro d'Italia. Ad aggiudicarsela è stato il favorito della vigilia, il britannico Mark Cavendish. Ce ne parla Daniele Eboli. Non a caso lo chiamano Cannonball, il proiettile. Mark Cavendish vince in volata la sesta tappa del Giro d'Italia. E chissà se l'uomo su due ruote più veloce del mondo ha letto la scritta esposta a Barletta in ricordo di Pietro Mennea, velocista re dei 200 metri. Quella pugliese è stata la tappa della memoria. A Giovinazzo, Luca Paolini, in maglia rosa, si è fermato qualche secondo per salutare uno striscione dedicato a Franco Ballerini, CT della Nazionale Azzurra di ciclismo, morto nel 2010. Era soprattutto il giorno di Wouter Weiland, velocista belga scomparso proprio 2 anni fa al Giro d'Italia. Mark Cavendish lo ha ricordato alzando al cielo il numero 108, quello che Wouter portava sulla schiena.
Una tappa pianeggiante, vivacizzata da una caduta che ha rallentato, tra gli altri, il favorito alla vittoria finale, l'inglese Bradley Wiggins. Ma la mola di Bari Margherita di Savoia è stata contraddistinta dal calore della gente. 169 chilometri pieni di persone che hanno aspettato ore pur di poter incitare i ciclisti. Poco importa il caldo o se si è dovuto saltare il pranzo. Quando... passa il giro per le strade, tutto il resto non conta più. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Arrivederci.